Radio Radicale, siamo con l'onorevole Manlio Messina di Fratelli d'Italia per commentare quello che è successo oggi per le votazioni dei membri laici del CSM, dopo il voto dei senatori c'è stata una richiesta di chiarimento da parte del PD per Giuseppe Valentino. A questo punto Fratelli d'Italia ha annunciato che avrebbe votato i deputati che poi dovevano votare, hanno annunciato che avrebbero votato Giuffre. Allora, che cosa è successo? Insomma. Guardi, è partita una gogna mediatica nei confronti di una persona che per noi è assolutamente non solo stimabile nel suo lavoro, nella sua professione, ma è assolutamente una persona per bene. Quindi purtroppo sappiamo come funziona. Quando parte la gogna mediatica, poi alla fine l'effetto è quello che stiamo vedendo in questo momento. Ma a noi rimane la stima, rimane la solidarietà, tra l'altro anche la grande signorilità per lo stesso Valentino che ha ritirato lui stesso la L'ha fatto candidatura. immediatamente, Lo ha vero? fatto immediatamente senza pensarci un secondo. Si poteva tranquillamente discutere e verificare che poi alla fine non c'è nulla, ma la grande signorilità di Valentino ancora una volta viene dimostrata anche in questa occasione, che poi sono occasioni anche della vita, le comprenderà. Lo considerate una sorta di agguato Ma parlamentare? guardi, lo consideriamo, le ho detto prima, sicuramente un agguato da parte della gogna mediatica che alla fine purtroppo dobbiamo dire alcune volte riesce a decidere anche le sorti del Parlamento in votazioni così importanti per il Paese. Era una prova importante questa, insomma, il CSM riformato aspettava questa elezione. Le volevo chiedere, insomma, se ci saranno dei contraccolpi politici oppure se all'accordo poi successivo, ammesso che ce ne sarà un altro, insomma, o come andranno le votazioni, penso che ci andrete un po' con maggiore attenzione. Guardi, noi abbiamo fatto tutta l'attenzione possibile e immaginabile come è nostra abitudine, quindi non è un problema di attenzione o meno. E abbiamo dato profili di alto livello, sono tutte persone di altissimo livello per il ruolo che devono andare a ricoprire. E quello di Valentino è un nome di altissimo livello per le sue grandi capacità e doti professionali e della sua vita, lo hanno dimostrato. Per cui a noi interessa semplicemente dare e restituire agli italiani un organo importantissimo, appunto come quello del CSM, e crediamo di averlo fatto comunque a prescindere, evitando qualsiasi tipo di anche pregiudizio. Ecco, è importante appunto evitare qualsiasi tipo di pregiudizio in una vicenda così delicata come appunto l'elezione del CSM. La ringrazio, grazie come sempre all'onorevole Manlio Messina di Fratelli d'Italia.